7x4, il magazine multimediale delle Marche. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nostro spazio dedicato a tutti coloro che si trovano in un momento difficile della propria vita e hanno dei problemi con le banche. Oggi parleremo del fatto che, molto spesso, le persone che si trovano in difficoltà con la banca sono in qualche modo bloccate quando devono decidere la strada da prendere per risolvere i loro problemi. Rimanere lucidi in questi momenti, con uno o più creditori che ti bussano alla porta, è estremamente difficile e questo è il primo errore. Bisogna mantenere la calma per non compromettere la situazione. Spesso, quando mi trovo di fronte a persone che stanno rischiando di perdere la propria casa per colpa della banca, queste inizialmente sembrano disposte a fare qualsiasi cosa pur di risolvere i loro problemi. Poi si fanno prendere dai dubbi e dalle incertezze su come agire. Fanno molta difficoltà a scegliere una strada da percorrere. Parlando con queste persone mi rendo conto che la fonte del loro problema, il più delle volte, è che non conoscono il vero motivo per il quale stanno lottando. Non sanno se stanno battendo, per esempio, per eliminare tutti i loro debiti, per evitare di perdere la loro casa, oppure per evitare che i loro problemi ricadano sulle persone che hanno garantito per loro con la banca, ad esempio i propri genitori. Agiscono istintivamente, ma se si vuole riuscire a risolvere veramente i propri problemi, bisogna avere la piena consapevolezza del perché si sta lottando. Se per esempio chi ha un debito con la banca si sta battendo per rimanere in possesso della propria casa, sicuramente non sarà disposto a venderla per riuscire a fare una proposta a saldo e stralcio nei confronti del proprio creditore. Non lo farà neanche se avesse un'altissima probabilità di ottenere un accordo con la banca. In questo caso potrebbe essere disposto a rischiare di perdere una causa in tribunale pur di riuscire a rimanere in possesso della sua abitazione. Se però il debitore è spinto ad agire dal desiderio di tornare a vivere sereno, senza più il timore di ricevere ogni giorno le buste verdi del tribunale o le telefonate dei suoi creditori, allora le cose potrebbero essere differenti. In questo caso potrebbe voler scegliere di vendere la propria casa per eliminare il problema alla radice. Se una persona riesce a capire veramente per quale motivo si sta battendo, allora riuscirà anche a valutare a che cosa può rinunciare per ottenere il risultato voluto. Dopodiché il passo successivo è quello di creare una strategia per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Il mio consiglio quindi è quello di ragionare molto bene sui veri motivi che spingono la persona in difficoltà con la banca a lottare, ancora prima di fare qualsiasi cosa. Fare così gli farà risparmiare tempo, denaro e tanto stress. La prossima settimana parleremo del perché l'asta giudiziale è estremamente dannosa per chi si trova in difficoltà con la banca e con Equitalia. 7x4, il magazine multimediale delle Marche.